Allora, benvenuti alla cerimonia di selezione delle terne finaliste per la sezione narrativa e biografia del 40° premio letterario Giovanni Comisso, Regione del Veneto, Città di Treviso, e anche alla assegnazione, questo è il terzo anno, del premio Comisso Rotary Club Treviso per l'opera di un autore con meno di 35 anni. Purtroppo questo importante momento di discussione, di scelta, anche quest'anno avviene da remoto. Abbiamo preso questa decisione, anche se speravamo che la situazione potesse migliorare, ma non c'erano sufficienti certezze, per cui prudentemente abbiamo preferito optare per questa soluzione. Quindi i membri della giuria tecnica appariranno nei loro riquadri e motiveranno le loro scelte dai loro uffici. Alcuni forse non hanno scelto proprio un ufficio, ma vedremo cammin facendo. Assieme al Pierluigi Panza, che è il nuovo presidente della giuria tecnica, avremo Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Sergio Perosa, Stefano Salis e Filippo Tuena. Per l'assegnazione del premio Comisso Rotary Club Treviso Under 35, la giuria tecnica sarà integrata dalla presenza di Caterina Passarelli e Alessandra Del Giudice, rappresentanti del Rotary Club Treviso. Porteranno i loro saluti da remoto i nostri ospiti istituzionali, l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, che salutiamo molto volentieri perché è una presenza molto preziosa per quanto ci riguarda. L'assessore alla cultura del comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, e la delegata per la cultura d'impresa di Assindustria Veneto Centro, Denise Archiutti. Cedo ora la parola alla nostra presidente onoraria, Neva Agnoletti, per un saluto alla giuria e agli ospiti e un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo premio. Ti cedo il posto. Buongiorno a tutti, vi do anch'io, come il Presidente Ennio Bianco, il benvenuto all'incontro di selezione delle terne finaliste del 40° premio Comisso Regione del Veneto, Città di Treviso. Festeggiamo un importante anniversario del nostro premio che, permettetemi questa punta di orgoglio, mi ha visto presente fin dalla prima edizione. Un altro fattore di orgoglio è il numero altissimo di opere partecipanti che abbiamo registrato quest'anno, ben 190, di cui 139 per la sezione narrativa italiana e 51 per la sezione biografia. Ringrazio e saluto Pierluigi Panza, da quest'anno presidente della giuria tecnica, assieme a tutti i componenti: Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Sergio Perosa, Stefano Salis, Filippo Tuena. L'alto numero di opere ha richiesto un vostro impegno straordinario e sono certa che saprete scegliere al meglio con il rigore, l'indipendenza e la qualità riconosciute al premio Comisso. Il mio ringraziamento a nome del Presidente Ennio Bianco, del Consiglio di Amministrazione e di tutta l'Associazione Amici di Comisso, va alle istituzioni, in particolare alla Regione Veneto, al Comune di Treviso, per il loro sostegno e attenzione. Ne apprezziamo con riconoscenza il convinto appoggio alla cultura di questo territorio. Saluto e ringrazio l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari e l'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. Con loro il nostro ringraziamento va ad Assindustria Veneto Centro, che ha garantito anch'essa fondamentale supporto fin dalla prima edizione del 1979. Ringrazio e saluto
Denise Archiuti, delegata alla cultura d'impresa. Un ringraziamento speciale alle aziende amiche del Premio Commisso, che hanno confermato la loro adesione al nostro progetto, convinte che un territorio che vuole essere aperto al mondo e all'innovazione non può che riservare un fondamentale ruolo alla cultura umanistica. I 6 libri oggi selezionati saranno poi inviati ai 70 componenti della grande giuria, che nella finale del 2 ottobre effettueranno la votazione sempre in seduta pubblica per designare i vincitori assoluti delle due sezioni. Quest'anno, l'anno del 40esimo, la cerimonia avrà come prestigiosa sede il Teatro Comunale del Monaco di Treviso. Di questo ringraziamo l'amministrazione comunale ed in particolare l'assessore Lavinia Colonna Preti, che dimostra sempre una grande attenzione nei nostri confronti. Oggi verrà proclamato anche il vincitore del premio Commisso Under 35 Rotary Club Treviso, riservato alle opere in selezione scritte da autori più giovani. Quest'anno sono 14. Ringrazio il Rotary Club Treviso con il presidente Diego Pavan e tutti i soci per questa iniziativa che poggia sul loro contributo fondamentale. Quello fra il Rotary Club Treviso e Commisso è un legame che viene da lontano, da quando, grazie a Enzo De Mattè, è stato possibile raccogliere e destinare alla conservazione l'archivio di Giovanni Commisso, poi donato alla Biblioteca Civica di Treviso. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon lavoro. Allora, ritorno alla mia postazione chiedo all'assessore Cristiano Corazzari di portare il saluto della Regione Veneto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ho il piacere di portare il saluto, oltre che mio personale, del Presidente Luca Zaia della Regione Veneto. Un appuntamento questo che ci vede compartecipi e partner della Fondazione dai 40 anni. Un appuntamento, un anniversario importante, direi che segna anche proprio per la durata nel tempo e anche il radicamento rispetto a quello che è una condivisione identitaria e culturale di una figura come quella di Giovanni Commisso per la Regione del Veneto. E devo sottolineare anche come va fatto sicuramente un plauso a tutti gli organizzatori e tutti i partner di questa iniziativa, perché chiaramente non era né assolutamente scontato né semplice portare avanti in un momento complesso come quello che ha vissuto la comunità veneta, ma tutto il nostro paese, a fronte dell'emergenza sanitaria. L'auspicio è naturalmente che a partire dalla prossima edizione ci si possa finalmente ritrovare in una forma diversa, ma devo dire va sottolineata la grande dedizione, l'attaccamento e la determinazione con cui si dà continuità a questo appuntamento di grande valore culturale, non solo per la città di Treviso e la regione del Veneto, ma direi con una portata nazionale ed internazionale. La grande partecipazione, come è stata sottolineata, e adesione rispetto alle produzioni letterarie significa e rappresenta un dinamismo e un grande, direi, anche aspetto di fiducia verso il futuro che lasciano ben sperare. Vorrei ringraziare in modo particolare l'associazione Amici Giovanni Commisso, che naturalmente è organizzatrice in primis, la presidente onoraria Nea Bagnoletti, il presidente Ennio Bianco e il contributo fondamentale come partner di un'industria che ha sempre condiviso in modo pieno questa iniziativa. Devo dire, per concludere, che questo è un momento che per noi rappresenta e va incardinato in tutta quelle serie di iniziative culturali e artistiche che per noi possono rappresentare una grande leva di ripartenza del nostro sistema non solo culturale ma direi sociale veneto.
Per noi, quindi, il valore del premio Giovanni Commisso quest'anno va oltre ai contenuti di altissima qualità che da sempre rappresenta, ma è un punto di ripartenza e di grande slancio per il futuro, e la cultura in questo può avere un ruolo determinante. Per noi sicuramente un momento di consapevolezza, ma anche di responsabilità per le azioni culturali che dovremo mettere in campo nel territorio della nostra regione. Sappiamo che questa è una sfida da vincere assieme, e quindi vedo anche collegata l'assessore Lavinia Colonna Preti, che da sempre porta avanti tutta una serie di ricca di iniziative e che condivide sicuramente questo auspicio e questo ruolo da protagonista della cultura. Grazie ancora, buon lavoro, e naturalmente un augurio di buon lavoro alla giuria e un in bocca al lupo ai candidati. Grazie delle sue belle parole, speriamo di rivederla anche il 2 ottobre se è possibile, questa volta di persona. Grazie. La parola all'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, che parlerà dal suo ufficio. È una battuta perché adesso vedremo da dove parla. Buongiorno a tutti, mi sentite, vero Ennio? Mi sentite bene? Sì, perfettamente. Allora, buongiorno a tutti, è un grande onore. Beh, ormai l'ufficio mio è tutta la città, perché grazie a queste tecnologie chiaramente riusciamo a essere presenti anche in questo caso dalla macchina o da un parcheggio dove mi sono fermata. Per la città di Treviso è un grande onore, è veramente un grande onore. Una delle fiori agli occhiali, credo che il premio Commisso sia un fiore all'occhiello importante della città di Treviso, che ci alza e ci pone in un orizzonte nazionale per quanto riguarda l'ambito culturale. Mi associo ovviamente ai ringraziamenti che sono assolutamente dovuti all'associazione, alla presidente onoraria, a presidente, a te Ennio, per il lavoro eccezionale che fate, lo sottolineo, durante tutto l'anno, perché io vi seguo gli eccezionali contenuti che fate anche in versione social, anche per attirare o far conoscere questo grande scrittore ad un pubblico più giovane. Seguo in tantissimi articoli, perché una cosa molto bella è tenere viva l'attenzione su Giovanni Commisso anche in relazione attraverso le sue riflessioni in periodi così importanti della storia italiana, in parallelo con accadimenti poi della storia recente. Quindi complimenti per il lavoro svolto. Per noi è un grande onore, e anche per il Comune di Treviso, oltre ovviamente al supporto che diamo a questo premio, e quindi mi associo anche a chi lo supporta, quindi grazie alla Regione Veneto, ma poi ringrazierò specificatamente per un progetto, grazie ad Assindustria e anche alla giuria tecnica, perché ricordo che un premio che è veramente tra i premi più importanti, e Ennio ci dava addirittura le statistiche, mi ricordo lo scorso anno, quindi sta diventando, forse lo direi tu, ma credo insomma uno dei primi tre premi letterari per importanza in Italia, è la giuria, quindi grazie alla giuria tecnica che alza così tanto il prestigio di questo premio. E poi, come dicevo, anche noi lavoriamo durante tutto l'anno, quindi in realtà il premio non è solamente la selezione e la magnifica cerimonia conclusiva, e sono felice che quest'anno si tenga al Teatro Comunale, insomma forse chissà, magari diventerà la nuova consuetudine, perché stiamo lavorando ad un progetto che io annunciai tra l'altro proprio l'anno scorso, durante la scorsa cerimonia, perché grazie proprio alla Regione Veneto, e quindi ringrazio tantissimo l'assessore Quarazzari, perché era nato proprio grazie a lui e alla sovrintendenza archivistica, ovviamente l'associazione Amici di Commisso, un anno fa abbiamo iniziato un lavoro di messa in sicurezza, di archiviazione e digitalizzazione del fondo Commisso, che la Presidente Onoraria Neva ricordava è presso la nostra Biblioteca Comunale. Quest'anno siamo riusciti a cominciare grazie a un finanziamento proprio della Regione e con un aiuto appunto ministeriale. Abbiamo messo diciamo altrettanti denari come comune, quest'anno investiamo degli altri soldi per continuare, quindi speriamo, insomma questa magari è la novità che vi racconto, che per la fine dell'anno siamo anche riusciti a digitalizzare una parte ingente, che magari insieme potremo anche organizzare un evento che possa poi insomma raccontare questo lavoro che è stato fatto. Quindi sottolineando e ringraziando ancora per il lavoro che viene svolto durante tutto l'anno, io auguro e abbraccio simbolicamente la giuria tecnica, anche tutti i partecipanti in bocca al lupo, e spero insomma che saremo felicemente in presenza, vi aspetto al Teatro Comunale, che è la perla, lo scrigno più bello e più alto della cultura di Treviso, e quindi un grande in bocca al lupo a tutto, e assolutamente tanto onore insomma di che la città di Treviso possa
ospitare un premio così importante, quindi a voi giuria, insomma, il testimone per portarlo ancora più alto ognuno degli allori della cultura e del ranking dei premi letterari a questo punto internazionali. Grazie. Grazie a te e per tutto quello che fai. Per l'attenzione, ha detto la nostra presidente onoraria, io aggiungo, mi permetto di aggiungere, per l'amicizia che porti al premio. Grazie. Allora, la parola adesso alla delegata per la cultura d'impresa di Assindustria Veneto Centro, industriali di Padova e Treviso. Gli industriali di Padova e Treviso hanno creato da un paio d'anni una unica associazione e rappresentante per la cultura d'impresa è Denise Archiutti. Grazie Presidente, buon pomeriggio anche da parte mia. Mi sentite Ennio? Niente. Estremamente felice in qualità di delegata alla cultura di portare i saluti di Assindustria Veneto Centro. Però a livello personale, come cittadina, come trevigiana, sono particolarmente orgogliosa che grazie al premio Comisso la città di Treviso si confermi anche come riferimento letterario e culturale a livello non solo italiano ma anche internazionale. E sono quindi grata a chi con grande passione ed impegno si dedica al continuo accrescimento di questo premio che di anno in anno si rinnova con vitalità sempre crescente. E quindi a nome di Assindustria Veneto Centro ringrazio tutti i componenti della giuria tecnica con il suo presidente Pierluigi Panza che quest'anno, l'anno dei festeggiamenti del 40° anniversario, hanno raggiunto anche il record delle opere in selezione, quindi con uno straordinario impegno e lavoro da parte loro. E ringrazio quindi l'Associazione Amici del Comisso con la Presidente Onoraria, Neva Agnoletti, il Presidente Ennio Bianco e tutto il Consiglio di Amministrazione. Come è già stato detto, Assindustria Veneto Centro, come altri, è amica del premio Comisso fin dalla sua prima edizione. E quello che ci tenevo a dire oggi è che continueremo ad esserlo anche per il futuro. Assolutamente è un premio a cui siamo molto, molto legati e continueremo ad essergli vicino. L'anniversario, 40 anni, le nostre congratulazioni per questo traguardo che conferma la qualità e l'autorevolezza di questo premio, che è un orgoglio per la città di Treviso e tutto il nostro territorio. Anche in questi mesi così complessi, l'Associazione Amici di Comisso è riuscita a sviluppare un'importante proposta culturale e ve ne siamo grati come comunità di lettori e cittadini di questo territorio. La vostra attiva presenza è di stimolo, ci dà fiducia e voglia di ripartire anche nella cultura, nel segno dell'opera di un grande trevigiano, Giovanni Comisso, che sapeva parlare al mondo. Per cui, grazie a te, Denise, complimenti e anche un augurio per tutte le attività che stai portando avanti. Grazie. Ecco, ti aspettiamo il 2 ottobre al Teatro Comunale. A questo punto direi che passo la parola al nuovo presidente della giuria tecnica, se vorrà appunto dire qualcosa in merito, non so, all'annata, alla partecipazione. Quindi Pierluigi Panza. Buongiorno a tutti. Ringrazio intanto le autorità che ci sostengono e che mi hanno preceduto nell'intervento. Diciamo, mi sono appuntato quanto hanno detto e per tutti ho una parola. Insomma, credo che faccia onore a Treviso aver dedicato il Teatro Comunale a Mario Del Monaco, che fu un tenore straordinario, sebbene non trevigiano, ma ottenne, ricordo, i suoi primi successi all'Arena di Verona e credo che abitò negli ultimi anni a Treviso anche insegnando. E quindi, insomma, è bello se il 2 ottobre, insomma, l'occasione del 2 ottobre è resa ancora più bella dalla possibilità di ricordare questo straordinario personaggio che ha commosso i cuori di tantissime persone prima di noi, soprattutto quando interpretava Otello.
E ringrazio naturalmente il nostro presidente Ennio Bianco e Neva Agnoletti, perché devo dire che negli ultimi anni, grazie alla loro attività, grazie al sito, effettivamente si è riusciti a dare, a offrire una presenza praticamente quotidiana, con un'innovazione di tipo quotidiano al nostro premio e alla fondazione. Questo è merito del presidente Ennio Bianco. Ringraziamo anche la regione, è una regione che effettivamente si impegna, al contrario di quanto a volte alcuni pensano, veramente molto nel campo della cultura. Questa mattina, per esempio, parlavo con il comune di Bassano del Grappa, stanno facendo la digitalizzazione completa degli epistolari di Canova. Noi stiamo facendo la digitalizzazione di Comisso a Venezia. Insomma, 15 giorni fa la Biennale è impegnata anche con l'aiuto della Regione nella digitalizzazione di gran parte del patrimonio della Biennale. Quindi effettivamente c'è un impegno notevole. E naturalmente ringrazio anche Assindustria Centro. La scorsa settimana ho assistito a un loro incontro sui musei d'impresa. Nessuno ha così tanti musei d'impresa quanto, direi, Assindustria Centro, e anche con del materiale davvero di pregio. Venendo a noi, infine, questi libri di quest'anno sono i libri, diciamo così, del lockdown, perché cadono tutti, diciamo, nel periodo in cui c'era il lockdown, dalla fine di aprile dello scorso anno ad oggi. Credo che i miei colleghi ed io siamo tutti rimasti sorpresi del numero. Naturalmente io mi aspettavo un numero ovviamente inferiore a quello degli anni passati, e invece il numero è superiore. Non so se tutti noi, i nostri amici e colleghi che fanno libri, cioè, non so, abbiamo sfruttato il lockdown per mettercene dentro uno, perché forse, non so, non avevamo di meglio da fare. Ma sta di fatto che il mercato editoriale, ho visto i dati, non è arretrato in questo anno, e anche noi ci siamo trovati di fronte a 190 opere. E quello che possiamo assicurare a tutti coloro che ci ascoltano, come dire, è la massima libertà con la quale la giuria opera. Ciascuno di noi, noi cerchiamo effettivamente di valutare i libri più rapidamente, tenendoli tutti in considerazione. Ciascuno di noi opera in piena libertà secondo inclinazioni che sono diverse all'interno della stessa giuria, e chiaramente poi i libri che emergono sono quelli che, insomma, verso i quali confluiscono delle convergenze di tipo diverso per sensibilità, gusto della giuria, che opera proprio, come dire, secondo criteri di assoluta autonomia, tant'è che siamo qui a votarli in prima persona. E niente, abbiamo avuto questa preselezione che abbiamo fatto anche online, e quindi oggi penso che possiamo adesso dar vita alla votazione vera e propria. 15 giorni fa è stata effettuata una preselezione. Come è stato accennato un po' da altri, la giuria tecnica quest'anno, per la giuria tecnica quest'anno è stato un anno impegnativo. Come è stato detto, 139 libri di narrativa, 51 biografie, 14 gli autori che hanno partecipato alla selezione Under 35. Quindi ha richiesto, ecco, uso un termine che usavo quando facevo l'imprenditore, ha richiesto una diversa organizzazione del lavoro. Questo ha comportato, abbiamo risolto la cosa in questo modo. 15 giorni fa è stata fatta una prima preselezione delle opere che i singoli giurati hanno ritenuto più interessanti. Ognuno di loro ha espresso 5 preferenze per la narrativa, 5 preferenze per la biografia e 3 preferenze per i libri di autori under 35. Solo i libri che in questa fase hanno ottenuto almeno una preferenza partecipano quindi alla selezione di oggi. Questo è il motivo per cui vedrete che nelle tabelle che vi verranno presentate e nelle quali verranno contrassegnati i voti dei singoli giurati,
Non troverete tutti i libri in concorso, ma solo quelli che hanno superato la preselezione. Quindi, per essere preciso, sono 22 i libri che parteciperanno alla selezione per la narrativa, sui 139 partecipanti. Sono 23 i libri che parteciperanno alla selezione di oggi per la sezione biografia, sui 51 partecipanti, e sono 9 i libri che parteciperanno alla selezione su 14 partecipanti autori under 35. A questo punto iniziamo le operazioni di votazione. Chiamo, allora, se magari vediamo tutti i nostri giurati, nella una panoramica dei nostri giurati, è possibile vederla, altrimenti chiamo a votare Cristina Battocletti. Allora, mi esprimo subito. Per me la prima scelta è Lingua Madre di Maddalena Fingerle, perché narrativamente usa la lingua come rifiuto di una realtà, e la barriera linguistica tra il tedesco e l'italiano diventa anche una barriera mentale, e usa una lingua ruvida, ostinata, ed è un talento originalissimo. La mia seconda scelta va a Mattia Insolia, perché è una storia di fratellanza, si chiama Gli Affamati, è una storia di fratellanza di una quotidianità posticcia in periferia, dove mancano ormai dei riferimenti che possono essere per esempio la chiesa o i partiti, e i dialoghi mi sono piaciuti moltissimo, sono spezzati, sono notevoli. La mia altra scelta è Martina Merletti, Ciò che nel silenzio non tace, perché è una giovane narratrice molto dotata che intreccia la storia con dei documenti, quindi, e c'è la fiction, e anche i dialoghi qui sono taglienti. Spero si sia sentito l'ultima parte. Sì, sì, grazie. Benedetta Centovalli. Ci sono degli ottimi libri e quindi siamo tutti molto contenti, e imbarazzante è quindi decidere. Ce ne sono due in particolare che direi si contendono in modo diverso, ma molto significativo, quello di un esordio davvero maturo e davvero importante. Quindi comincio, perché bisogna scegliere, con Maddalena Finger, Le lingua madre. Le ragioni le ha dette Battocletti poco fa. Aggiungo che appunto le questioni che questo libro mette in campo sono davvero molte. È una riflessione non solo sulla lingua, ma sull'identità, anche su che senso abbia oggi, se ne ha ancora, l'identità, e sulla fluidità possibile di tutto questo. Quindi un libro direi davvero necessario. E poi anche un libro estremamente innovativo. Tra i tanti libri letti, questo testo di una giovane trentenne è forse tra i più sperimentali, nel senso dei più originali, e quindi anche questo gli va riconosciuto. Accanto metto Martina Merletti, Ciò che nel silenzio non tace, per ragioni diverse. Questo è un libro, se così posso dire, più tradizionale dal punto di vista dell'impianto della scrittura, ma è un libro che ci obbliga a un confronto con la storia recente, Seconda Guerra Mondiale, deportazione, eccetera, dal punto di vista delle donne, e quindi di protagoniste femminili. E da questo punto di vista, appunto, è anche questa una voce e un modo di presentare questi temi molto originale, adattissimo per un pubblico giovane. Chiudo con una terza autrice alla sua seconda prova narrativa, molto interessante, dalla lingua sempre molto ben controllata, Marta Zura Puntaroni con Noi non abbiamo colpa. Grazie. Rolando Damiani, la parola. Buongiorno. Le mie due prime scelte, ripetono già nomi sentiti qui, insomma, la Fingerle per Lingua Madre, la Merletti per Ciò che nel silenzio non tace. Il terzo nome che cito è quello di Valentino Quintana per Il confine tradito, che è una storia ambientata, la storia di due fratelli ambientata negli anni
diciamo pure tragici, insomma, tra la fine, giusto al confine tra Italia e Jugoslavia titina, insomma, sia in quei territori dove ci sono stati momenti drammatici, insomma, una storia che poi evolve, eccetera, ma è un libro di notevole interesse da questo punto di vista. Ecco, finito. Rinelli. Giancarlo? Sono i seguenti. Donna fugata, di Costanza Di Quattro, è un libro che ha un sapore antico, una grande capacità di descrizione ed è, insomma, secondo me rivela un talento di scrittrice molto interessante. Il libro che più mi ha colpito è Piperita, di Francesco Mila, è il racconto di due fratelli, però squarciato da guizzi stilistici, secondo me, di grande efficacia. È un libro sospeso tra mistero, iniziazione sentimentale, dove il torbido, dove le zone d'ombra si incrociano con quelle di luce, con un racconto, soprattutto nella prima parte, direi sapiente. Infine, l'ultimo mio libro è Teodoro, di Melissa Magnani, edito da Bompiani, mi sembra, che è, come dire, un racconto che ci riporta di nuovo ad una dimensione familiare della scrittura. Teodoro si racconta attraverso le vicende con gli altri nove fratelli, mi sembra. Anche qui l'esplorazione della campagna, dei suoi paesaggi e di quel limbo straordinario che la famiglia, trovo, abbia però uno stile coraggioso, originale e degno di nota. Grazie Giancarlo. Poi viene Perosa. I miei tre sono Confine tradito, che è una elaborazione romanzesca di una famiglia di fatti storici tragici avvenuti nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, al confine nord-orientale, in cui anch'io, ahimè, ho avuto esperienza, data la mia età, e di cui mi ricordo perfettamente, di cui ho anche scritto. Sono assolutamente a favore di lingua madre, non solo per le ragioni già dette, ma perché veramente il problema dell'identità è strettamente legato a quello della lingua, la lingua madre e la lingua padre, le lingue che si confondono fra di loro e soprattutto si ostacolano. Anche qui il problema personale del bilinguismo è un tema romanzesco che qui trova veramente un'espressione, una realizzazione con grande sottigliezza. Il terzo sono incerto fra Teodoro di Bompiani, per le ragioni dette da Marinelli. Stefano Salis. Stefano? Ecco, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, grazie. Allora, io voto con molta convinzione il libro di Maddalena Fingerle, Lingua Madre, perché penso che sia un libro abbastanza straordinario per l'età e per le posizioni raccontate e per come è raccontato. Seconda scelta, Piperita di Francesco Mila, per le caratteristiche che prima ha elencato, secondo me, molto bene Giancarlo Marinelli. Terzo libro, voterei questo Mattia Insoli, Agli affamati di Ponte alle Grazie. Filippo Tuena. Lingua madre, ciò che nel silenzio non tace, noi non abbiamo colpa. A questo punto del giudice, Alessandra del giudice, rappresentante del Rotary Club. Io sarò molto veloce perché sono in stazione, quindi ho anch'io un ufficio un po' particolare. Allora, direi sicuramente Ciò che nel silenzio non tace, Donna fugata e Teodoro. Per quanto riguarda le osservazioni, io cedo il passo agli illustri che mi hanno anticipato con le illustrazioni. Un saluto. Grazie.
Caterina Passarelli. E per me al primo posto Ciò che nel silenzio non tace, Donna fugata e Teodoro, per l'originalità con cui sono stati raccontati in da angolature diverse i diversi intrecci familiari. Grazie. Pierluigi Panza. Sì, anche i miei tre sono stati già affrontati, quindi Lingua madre, Gli affamati e Donna fugata. A questo punto chiedo alla segreteria di mettere in ordine e qui ci sono, noi dobbiamo prendere solo i primi tre, ma naturalmente essendo che il terzo è a pari merito, prendiamo i primi quattro che sono Lingua madre, Ciò che nel silenzio non tace, Donna fugata e Teodoro. Quindi questi quattro libri parteciperanno al prossimo giro di selezione. In questo caso ad ogni giurato viene chiesto di esprimere solamente un voto. Cominciamo ancora con Cristina Batocletti. Lingua madre. Basta. No, basta. Uno solo. Scusa. Centovalli. Lingua madre. Damiani? Fingerl. Ok. Marinelli? Donna fugata. Perosa? Lingua madre. Salis? Realmente lingua madre. Tuena? Lingua madre. Alessandra Del Giudice? E Donna fugata. Caterina Passarelli. Donna fugata. Panza. Gli affamati. No, non c'è più. No. Scusami, allora lingua madre. Lingua madre. A questo punto, niente. A questo punto, allora possiamo dire che il vincitore è Lingua madre della Fingerle. Prima della chiusura di questa trasmissione daremo anche, chiedo alla nostra giurata che di solito si rende sempre disponibile per questo compito, a Benedetta Centovalli di formulare una motivazione per cui che poi verrà comunicata nei siti, verrà comunicata nella nostra brochure che daremo alla cerimonia di premiazione. Grazie a tutti, grazie alle due partecipanti del Rotary Club e cominciamo adesso la selezione per le opere le opere riguardanti la sezione biografie. Abbiamo tre libri di narrative e tre di biografie. Sì, un attimo. Allora, per quanto riguarda la biografia, allora si esprime per primo Tuena. Allora, io senza stare a spiegare li metto in ordine più o meno di preferenza. Bulgheroni, Stella Nera, Folli, La casa delle finestre, Raveggi, Grande Karma, Culicchia, Il tempo di vivere con te, e sul quinto Rossini, Flannery O'Connor. Guardate che potete anche motivare le vostre scelte, non è... Ma se vuoi dico semplicemente in generale che ho preferito selezionare libri un po' ibridi, che non fossero libri accademici, che non fossero delle biografie nude e crude, ma che avessero una scrittura, diciamo, narrativa o letteraria. E quindi la mia scelta è in quest'ambito. Stefano Salis?
Allora, io scelgo come Filippo Tuena dei libri che stanno a metà strada o comunque sono ibridi da un punto di vista della scrittura, e nessuno mi pare migliore di quello di Paolo Ventura, Autobiografia di un impostore, narrata da Laura Leonelli, non solo per la qualità della biografia di questo straordinario artista italiano che abbiamo, ma anche per come è raccontata e per l'impatto che ha nelle sue opere d'arte, tenendo conto del titolo che esplicita il termine impostore, per cui bisogna saper prendere attentamente quello che c'è dentro questo libro dal punto di vista letterario, dal punto di vista biografico. Per gli stessi motivi credo che sia importante sottolineare l'opera di Eugenio Baroncelli, libro di furti, 301 vite che non sono la mia, o vite rubate alla mia, anzi meglio, perché Baroncelli da anni va praticando questo genere molto ibrido tra scrittura letteraria e biografia, dove si mischiano i fatti, come sono accaduti, e le interpretazioni. E questo mi sembra una cosa che veramente è il caso di sottolineare. Credo che sia un libro importante quello di Marisa Bulgheroni, Stella Nera, del Saggiatore, per la vicenda biografica e per quello che racconta di tutti noi in situazioni molto particolari. Poi ci sono diversi libri che hanno a che fare con il mondo dei libri. Dopo varie riflessioni direi che il mio voto propende per Mario Andreose, Voglia di libri. Qui lui è uno che ha avuto a che fare con i più grandi narratori italiani e stranieri del 200 e racconta questi incontri da un punto di vista dell'editore, ma anche da un punto di vista del pubblico e anche da un punto di vista personale, ovviamente. Quindi c'è una caratteristica di vita vissuta, ma anche di scrittura molto interessante. E poi c'è un libro di Anna Maria Guadagni che parla della Ferrante. Lo fa in una maniera che a me interessa, perché non mi appassiona il tema di chi sia o di chi possa essere Elena Ferrante. Io trovo che, anzi, negli pseudonimi e negli anonimi ci sia un fondo di interesse e di coltivazione dell'interesse della personalità di uno scrittore. Non sono particolarmente interessato a che cosa la vita dica di uno scrittore. E qui, secondo me, Anna Maria Guadagni ha azzeccato il tono, cioè ha raccontato una autobiografia dal punto di vista di che cosa rende Elena Ferrante quello che è Elena Ferrante. Grazie. Bene. Sergio Perosa? Sergio Perosa? Ci sono problemi di collegamento? E passiamo a Giancarlo Marinelli. Su il libro bellissimo di Mario Andreose, Voglia di libri, tenderei a non ripetere quanto già ha ben detto l'amico Stefano Salis. È un libro prezioso perché è una storia, la letteratura in formato intimo. Quindi è un libro che mi ha davvero divertito, commosso, intrigato, grande libro. Il secondo grande libro di queste biografie è, a mio parere, La poltrona delle SS di Daniel Lee. È un libro che davvero ho divorato. Il racconto che parte proprio dal fondo, anzi dallo schienale di una poltrona, di ricostruzione di una SS tedesca, diventa l'affresco non soltanto di una famiglia, ma di un paese e probabilmente anche di una civiltà. Davvero un libro straordinario. Tra l'altro la traduzione, come dire, rende perfettamente conto della bravura di Daniel Lee, che insomma è peraltro uno storico e uno scrittore importante. Il terzo libro è La casa dalle finestre sempre accese, un titolo anche molto bello, questo libro di Anna Folli su Le Benedetti, ed è un libro anche questo che ha questo sapore quasi di paesaggio, sembra quasi sentire quell'epoca attraverso le pagine. E, come dire, è anche un omaggio a un amico, figlio di Benedetti, che ha composto, è stato nella giuria del commisso, un uomo di lettere molto apprezzato. Segnalo poi il libro Al cuore dell'impero di Alessandra Nezzi, che è la conferma
di una ricercatrice, di una biografa attenta, in questo caso si concentra sui personaggi femminili in maniera molto interessante, e finisco con un libro, come dire, sicuramente di nicchia, che però mette in luce due personaggi maledetti della nostra storia, e lo fa con dovizia di particolari, lo fa con una lente di ingrandimento molto attenta, molto rigorosa, che è Mussolini Bombacci di Giancarlo Mazzucca e Alberti Mazzucca. Allora, purtroppo Sergio Perosa non riesce a collegarsi, però siamo collegati telefonicamente, per cui io amplifico la telefonata e Sergio Perosa esprimerà i suoi voti. Adesso, allora, quindi va bene. Mi dispiace per voi. Va bene. Due indicazioni cosiddette di bandiera. Uno è uno studio molto corposo, non da un'accademica, ma fatto alla maniera degli accademici, di De Abate, sul caso di Benjamin Button, un racconto di Fitzgerald, lo scrittore americano, che viene connesso attraverso una complicatissima analisi alla possibilità di un'identificazione con un poeta italiano crepuscolare, tutto da come dire, inventare in qualche maniera, ma però per me è una cosa estremamente interessante. Il secondo di bandiera è tutto l'opposto, è un libro di Paolo Cossato, uno che si è occupato a Venezia della compagnia dei quartetti, la compagnia musicale, e questa è anche una forma di pettegolezzo rispetto al resto. In via intermedia, il terzo, è il volume La poltrona delle SS, di uno scrittore, autore inglese, Gordon Lee, che in qualche maniera, mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo bene. Sì, che in qualche maniera ripete la ricerca che era stata fatta da John Aldington Simons, The Quest for Corvo, ancora 100 anni fa, e attraverso fatti piccolissimi di cronaca e di esperienza personale ricostituisce la figura di un burocrate delle SS a Praga negli anni di guerra, e non solo confermando la ovvia banalità del male, ma il fatto che per l'uomo comune quello che succede nella storia spesso non è percepibile. Entrando in scelte più serie, direi La Nicci sulle donne di Napoleone, una autrice che per tante volte si è presentata al premio, e questa volta mi sembra che forse abbia trovato la misura migliore. L'ultimo è Soldati di Sventura, che si ricollega a quanto dicevo prima della narrativa, una storia di tre personaggi della Venezia Giulia, se ben ricordo, che alla fine della guerra, come altri milioni e milioni di altre persone, si sono trovati disoccupati e hanno dovuto, o scelto di risolvere, alleandosi nella regione straniera e finendo in Indocina. Ed è un libro di una straordinaria come dire, umanità nella sua semplicità. Adesso cerco di ricollegarmi. Grazie, altrimenti abbiamo sempre il telefono. Rolando, Rolando Damiani. Buongiorno. Sì, la prima biografia che cito è quella dedicata da Elisabetta Benucci a una grande donna dell'Ottocento italiano, che è Paolina Leopardi, una figura forse poco nota perché del tutto naturalmente sacrificata dall'imponenza del fratello, ma lei era veramente una sorella di genio, che ha anche scritto delle cosette, non tanto grandi, ma era tra l'altro una grande lettrice, una grande personalità. Sarebbe giusto che finalmente anche in Italia avesse la giusta, diciamo così, notorietà. Il libro poi è scritto da quella che in questo momento è una delle sue maggiori studiose in assoluto, che si è dedicata anche a comporre tutte le varie
poesie e le, tutte le varie lettere della Paolina in un volume da lei curato. La seconda biografia è quella di Flannery O'Connor, di cui già si è detto, una grande scrittrice, una grande, anch'essa una grande personalità, oltre che una grande, grandissima scrittrice. La terza biografia che cito è quella di René Descartes, dedicata a Elsa Morant. René Descartes è un importante italianisant francese, uno dei nostri maggiori traduttori e conoscitori in Francia della letteratura italiana, e qui scrive un bel profilo di Elsa Morant, intelligente, così, pieno anche di notizie. La quarta biografia è quella di Alessandra Necci, su cui già si è detto, anche io ho trovato bello il taglio che gli dà, dedicato al cuore dell'impero, che è dedicato poi alle donne, insomma, dalla madre alle amanti, alle mogli, alle donne che gli fanno compagnia fino al terribile esilio in quella specie di Alcatraz che è l'isola di Sant'Elena. E la quinta è quella di Cristina De Stefano, eccellente biografa, a cui dobbiamo altre biografie molto importanti. In questo caso si occupa molto bene, con tante informazioni, con cose che ha scoperto anche di recente, di Maria Montessori, la grande pedagoga, insomma. Il maestro e il bambino è il titolo di questa bella biografia. Benedetta Centovalli. Eccomi, allora, dunque, ma premesso che ho scelto anche io libri ibridi, ma direi che nella maggior parte dei casi lo sono quasi tutti, comunque non ho scelto biografie troppo tradizionali, comincio con La leggenda di Elena Ferrante di Anna Maria Guadagni, perché appunto è a suo modo un libro molto singolare, perché è dedicato alla biografia di un nom de plume, non né di un autore né di un personaggio, ma di qualcosa appunto che è un nome fittizio. Ma al di là di questo, che è comunque originale e curioso, è un libro che indaga molto bene gli ambienti, retroscena, i luoghi da cui appunto Elena Ferrante, autrice, ha attinto per i suoi romanzi. È un affondo nella città di Napoli e in alcuni quartieri particolari, soprattutto negli anni 50 e 60, fatta proprio con la maestria di un reportage in quei luoghi, cercando di capire quali sono le origini delle storie appunto che questa autrice è andata scrivendo. Quindi c'è Napoli, c'è tanta letteratura napoletana e non solo napoletana, quindi insomma un libro dove si incontrano tanti mondi. Poi il secondo titolo che citerei Marisa Bulgheroni, Stella Nera, romanzo, vedete che l'ibrido ha colpito, è un testo molto forte e struggente sul marito, e si legge ad un fiato e lascia un segno profondo nel lettore. Poi torno a una biografia un po' più tradizionale, ma non tradizionale neppure questa, per forza di penna, è René Descartes e Elsa Morant, perché appunto, come Damiani ha già detto, si tratta di uno studioso, di un italianista, nonché di un eccellente traduttore che ben conosce questa autrice, si era occupata a lungo anche di Alberto Moravia, e quindi insomma diciamo compone un quadro assolutamente interessante per il lettore. Altro titolo è La casa dalle finestre sempre accese, in questo caso si tratta di Giacomo De Benedetti e il modo con cui Anna Follici accompagna in quell'epoca, nella sua famiglia, nelle sue frequentazioni, è davvero esemplare. L'ultimo testo, ma ultimo naturalmente non è, è quello dedicato a Flannery O'Connor, perché è ora che in Italia ci si accorga in maniera più importante di quanto sia avvenuto finora di un'autrice così straordinaria, che ha scritto tra i libri, tra i racconti più belli del Novecento mondiale, e non solo racconti, anche ottimi romanzi, in via di ritraduzione per Minimum Fax, quindi che abbia più attenzione, mi sembra e ci sembra, spero, importante. Grazie. Cristina Battocletti. Allora, il mio primo è Voglia di libri di Mario Andreose, lo hanno già detto i miei colleghi, è il libro di un maestro di scrittura e dell'editoria, editoria come parte della vita. Poi un dipinto da Moravia, Woody Allen, è interessantissimo. Ancora Marisa Bulgheroni, come hanno detto già anche Benedetta Centovalli, un libro struggente che è sull'impotenza di essere mortali, cioè la sottomissione disperata
al nostro essere finiti, mortali, e poi la lingua di una traduttrice notevole. Mi associo a Stefano Salis per Paolo Ventura, perché è un libro, oltre che scritto molto bene da Laura Leonelli, ha delle belle illustrazioni ed è un bellissimo volume. Altri hanno citato Cristina De Stefano, ha una sempre scrive biografie appassionate, come dice lei, di donne che bussano, e la figura Maria Montessori è importante a livello internazionale, ci ha cambiato il nostro modo di esistere. Ancora la leggenda di Elena Ferrante, lo hanno detto benissimo chi mi ha preceduto, e è un giallo letterario, è interessantissimo. Pierluigi Panza? Sì, io ho cercato di scegliere delle biografie di taglio molto diverso l'una dall'altra. La prima è Al cuore dell'impero della Necci, che è una ricercatrice indipendente di storia francese, un libro pubblicato per l'anniversario di Napoleone, di agile lettura, e la Necci si è già presentata anche con le altre biografie ricevendo attenzione da questa stessa giuria. Il secondo è in realtà una sorta di memoir, che è quello di Mario Andreose, Voglia di libri, quindi è quasi un'autobiografia letteraria. Il terzo è un omaggio anche alla venezianità ed è una biografia, direi, abbastanza leggibile di un personaggio che è Aldo Manuzio, mi riferisco quindi all'inventore dei libri di Marzo Magno, Aldo Manuzio che è già stato affrontato ovviamente molte volte anche in sede critica, qui se ne dà una biografia nel contesto degli ambienti in cui vive, che mi sembra abbastanza efficace. Per le biografie più accademiche anche la mia attenzione cade su quella della Benucci, Vita e letteratura di Paolina Leopardi, ha già detto il professor Damiani, quindi non aggiungo nulla, mentre voto anch'io La panchina delle SS. Questa è una ricerca molto interessante e molto particolare, perché è avvincente. Il ricercatore ti fa capire, questo studioso inglese, ricercatore universitario inglese, ti fa capire anche il metodo di ricerca e l'aspetto più, come dire, che lascia effettivamente una traccia è che racconta la storia di una persona che fino a ieri non c'era e da oggi in poi, grazie alla sua biografia, in qualche modo esiste nella storia della cultura, anzi in questo caso nella storia della Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Mettiamo in ordine e vediamo, scegliamo i primi 7 libri. Li leggo ad alta voce, no? In modo: Al cuore dell'impero, Stella nera, Voglia di libri, Flannery O'Connor, poi, scusate perché non vedo... La casa delle finestre sempre accese. La casa, sì, De Benedetti. E poi La leggenda di Elena Ferrante e La poltrona dell'SS. Ecco, questi sono i 7 libri che potranno essere votati in questo secondo giro. Quindi, ok. Adesso, eccolo qua. Al cuore dell'impero, Stella nera, al cuore dell'impero, O'Connor, La casa delle finestre, La leggenda di Elena Ferrante, La poltrona della SS, Stella nera e Voglia di libri. Ok? Allora inizia ancora Filippo Tuena, e a questo punto Filippo devi esprimere 3 preferenze. Lo so. Allora, Bulgheroni certamente. Quindi Stella nera. Sì. Replico i voti che ho dato alla prima tu votazione. Puoi fare quello che vuoi. Sì, sì, no, per una forma di
ovvia e quindi Folli, Anna Folli, La casa delle finestre sempre accese, e Flannery O'Connor, Fernanda Rossini. Stefano Salis. Andreose come primo libro, Bulgheroni come secondo, Guadagni come terzo. Sergio Perosa. La poltrona dell'SS, il libro della Necci sulle donne di Napoleone. Sì, Al cuore dell'impero. Al cuore dell'impero. Poi purtroppo non ho saputo gli altri. Gli altri sono la O'Connor, La casa delle finestre sempre accese, La leggenda di Elena Ferrante, La stella nera e Voglia di libri. O'Connor, mi scuso ancora, forse adesso riesco. Vabbè, ok, auguri, restiamo comunque collegati. Sì, adesso vediamo cosa succede. Va bene, Marinelli. Voglia di libri di Mario Andreose, La poltrona delle SS di Daniel Lee, Al cuore dell'impero di Alessandra Necci. Damiani. Rossini, Folli, Necci. Centovalli. Stella nera, Flannery O'Connor, La leggenda di Elena Ferrante. Stella nera, Flannery O'Connor, La leggenda di Elena Ferrante. Battocletti. Voglia di libri, Stella nera, La leggenda di Elena Ferrante. Pierluigi Panza. Al cuore dell'impero, Necci. Voglia di libri, Andreose. La poltrona dell'SS, Daniel Lee. Ok, a questo punto rimangono quattro libri e qui si pone un problema, insomma, dovete sceglierne tre di questi quattro che sono rimasti. Quindi vanno tolti. Rimane, quindi lo ripeto anche per il nostro interlocutore telefonico, Al cuore dell'impero, Flannery O'Connor, Stella nera, Voglia di libri. Dovete indicarne tre. Chi riparte sempre? Sempre Tuena, sì. Allora, beh, qui straziante, ma Stella nera. Ennio, perdonami, Ennio, solo un'indicazione sul sì. Ballo. Solo un'indicazione ciascuno. Un'indicazione anche secondo me. No, perché qui il problema è che devono essere scelti tre libri. Non c'è un ballottaggio fra due libri che in questo caso andrebbe un solo voto. Qui sono tutti alla pari, quindi bisogna scegliere una terna fra questi quattro libri che sono rimasti. Non c'è un ballottaggio fra due libri, non so se mi spiego. Bisogna scegliere una terna. Sperando che... poi vediamo un attimo. Tanto per essere molto chiaro, se ci fosse stato un ballottaggio fra due voti, il voto del Presidente avrebbe determinato la scelta, perché vale il doppio in quel caso. Ma in questo caso sono tutti alla pari, quindi non c'è motivo, insomma, di... ok, allora riparte Tuena. Allora tre ne devo... Sì, tre. Allora, Stella nera, Flannery O'Connor e Voglia di libri. Salis. Andreose, Voglia di libri. Bulgheroni, Stella nera. Necci, Al cuore dell'impero. No, hai sbagliato, scusa, hai messo... Su Perosa è l'uno, ecco, ok. Ecco, Perosa? Ecco, allora, Necci, mi senti? Sì, Necci, Flannery O'Connor e Voglia di libri. No, scusa, andate fuori. Marinelli? Voglia di libri? Stella nera, Al cuore dell'impero.
Damiani? Necce, Stella Nera e cos'è? Folli? Rossini, chiedo scusa. Rossini. Ok. Centovalli? Stella Nera, Flannery O'Connor, Boia di Libri. Batocletti? Boia di Libri, Stella Nera, Flannery O'Connor. Panza? Al cuore dell'impero, Voglia di Libri e Stella Nera. Ok, allora entrano nella terna Al cuore dell'impero e O'Connor. No, scusate, ho sbagliato. Stella Nera e Voglia di Libri. E adesso dobbiamo sceglierne uno fra Al cuore dell'impero e Flannery O'Connor. Ok? In questo caso votate per un solo libro. Aspetta. Scusa, ho capito. Quindi sono passate in finale. Sono Andrea passate Oggi. Come scelta. Diciamolo bene, però. Diciamolo bene. Allora, vanno nella terna che andrà poi a essere giudicata il 2 ottobre, Stella Nera e Voglia di Libri. Il terzo libro dovrà essere scelto dalla giuria tecnica fra Al cuore dell'impero di Alessandra Necci e Flannery O'Connor di Fernanda Rossini. Ok? Quindi solo questi due primi libri che vedete in elenco potete votare per uno dei due, uno solo voto. Allora, in caso di parità il voto di Panza vale doppio. Ok? Allora, Flannery O'Connor. Alessandra Necci. Perosa? Necci. Marinelli? Necci. Damiani? Rossini. No, non c'è Rossini. Sì, che sì, scusa, Flannery O'Connor, sì, scusami. Centovalli? Benedetta Centovalli? Non ci sente. Scusate, Flannery O'Connor. Batocletti? Flannery O'Connor. Pierluigi Panza? Al cuore dell'impero. A questo punto Al cuore dell'impero è il terzo libro che entra in selezione, in quanto il voto di Panza vale doppio. Quindi i tre libri sono adesso, il segretario mi aiuterà a definire quali sono i tre libri che sono passati. Voglia di Libri e Al cuore dell'impero. Stella Nera. Necci, Andreotti, Bulgheroni. Perfetto. Ok. Un attimo di respiro e andiamo subito alla selezione. Buongiorno Perosa. Ben arrivato. No, sono arrivato un po' fa, ma sto diventando matto. Beh, va bene, dai. Sergio. Non è mai successo. Scusami Sergio, oggi hai una somiglianza imbarazzante con Michael Douglas in storia di ordinaria, una giornata di ordinaria follia. Questa sera è questa la macchina e massacra tutti a colpi di mitra. Oggi con gli occhiali eri uguale a Michael Douglas. Ecco, me lo metto subito adesso, stasera uscirò e farò follia. Allora cominciamo con il pezzo forte, la terna per la narrativa. E in questo caso si va in ordine alfabetico. Come vi ho detto, sono 22 i libri che hanno passato la selezione, quindi non sono dei 139, solo 22 hanno passato la preselezione e oggi sono votabili. Comincia a votare Cristina Battocletti. Bene, il mio primo voto va per Pianura di Marco Belpoliti, perché racconta un mondo rarefatto, senza asperità almeno visibili, invece sono dietro. Belpoliti si fa sociologo di luoghi e di corpi, ha una prosa analitica come il suo 70, ma molto più intimo. Racconta personaggi da Luigi Ghirri a Celati, io lo trovo un capolavoro.
Poi, Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone, è un libro vero, è un libro, si sente, urgente, in cui la pietà umana che riserva alle due madri dà tutto il polso dell'ostinazione dell'amore universale, ed è una lingua di una poetessa che si trascende in narrativa. Io credo che non si possa smettere di leggerlo. L'altro voto mio va a Emanuele Trevi, Due vite, che è il libro di un vero scrittore, come già sappiamo, che però nasconde il suo ego di scrittore alla fine per raccontare questi due suoi amici, due intellettuali, e la scrittura inizialmente parte in sordina e poi prende sempre più corpo. E racconta anche i difetti suoi e degli amici, e questo lo trovo con un equilibrio perfetto. Infine Silvio Danese, La sposa, perché si fa un Truman Capote all'italiana, un sangue freddo, racconta la storia di uno xoricida, ma la cosa bella è che questi suoi colloqui sono raccontati attraverso la sbobinatura, quindi è un movimento continuo tra quelle che sono le sue riflessioni, e poi c'è di nuovo il tema del femminile, ma non banale. È una donna che uccide, però è una donna che subisce. E il concetto di sposa, di donna sposa, io lo trovo notevole. Ok, allora Benedetta Centovalli. Mi si sente, ok? Sì, ti si sente. Allora, Splendi come vita. Io manca un voto, scusa. Ah, manca un voto? Mi dicono che sono quattro. Belpoliti, Calandrone, Trevi, Danese e l'altro. Aurelio Picca, mi sono dimenticata. Una narrativa fortissima, noir, però provinciale romana, che io non conoscevo. Non mi piacciono molto le inserzioni dei verbali, ma il libro tiene benissimo. Allora, Benedetta Centovalli. Allora, vado rapidamente, anche perché si va in sovrapposizione di scelte. Allora, comincio però con il libro che forse ho amato più di tutti, che è Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone. Mi sembra un libro davvero notevole, uno dei libri migliori dell'annata, prosa poetica, poesia e prosa, e una storia fortissima, quella appunto dell'abbandono di Maria Grazia e della nuova madre ritrovata a pochi mesi di vita. Quindi Splendi come vita. Secondo titolo, siamo un po' nello stesso, diciamo, ambito. Mi piace pensare che ci siano due grandi poetesse che hanno scritto due grandi libri di narrativa, ma naturalmente è una narrativa molto particolare, quindi alludo a Geografie. Anche in questo caso si parla di metamorfosi, di attraversamenti, di luoghi, sensazioni, stati d'essere. Un eccellente libro, un libro di quelli, insomma, da non che non si può ignorare, non può essere assolutamente ignorato. Dunque, seguo il mio elenco, perdonate, perché davvero scegliere questa volta non era facile. Sono molti i romanzi ibridissimi che sono stati presentati e che sono di ottima qualità, quindi è indubbiamente difficile anche cercare di mettere insieme queste due anime, quella molto ibrida e quella un po' più di invenzione. Quindi vado, terzo titolo, Emanuele Trevi, Due vite. È un libro piccolo, è un libro di grande intensità, un libro, io credo, molto sincero, con una scrittura sempre estremamente controllata. Quarto titolo, e qui vado invece nel versante più narrativo, più, diciamo, di invenzione, anche se completamente di invenzione non è, Aurelio Picca, il più grande criminale di Roma, è stato amico mio. Beh, lui è uno scrittore unico, straordinario, di potenza, di intensità sempre, con una lingua italiana di quelle che raramente si trovano oggi in narrativa. Ultimo, se non erro, un libro particolare, molto delicato, è Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione. Mi è piaciuta questa incursione nel paesaggio, quindi attraverso il recupero di un albero, e anche però appunto nelle relazioni interpersonali che lui attraversa con grande sapienza. Ecco, credo di averli detto tutti e cinque. Sì. Rolando Damiani. Cito per primo un libro molto particolare, molto intelligente, che ha un titolo ambiguo, anfibologico, si dice, con un duplice senso. Si può anche leggere in diverso modo, Odi o Dio, o anche Odio Dio. Beh, è probabile che questo titolo provenga da una poesia di Andrea Zazzotto,
in cui le lettere della parola Dio ruotano intorno e si compongono diversamente in odio e anche in iodio, eccetera, eccetera. Uno. Poi, questo è un libro che metto al primo posto, proprio anche per la sua originalità, devo dire, rispetto. È una storia, tra l'altro, abbastanza anche, voglio dire, lineare, una storia assolutamente narrativa, di un prete che poi abbandona l'Italia e va in Africa, il cuore di tenebra del mondo, insomma, e riscopre altre cose, un altro mondo, e anche l'amore per una donna che poi, colpita dalla malattia, si ridurrà ad una pianta, ad uno stato vegetativo. Un libro molto, molto forte e, come ho detto, molto intelligente, per lettori intelligenti. Il secondo libro è un libro completamente diverso, se vogliamo, perché è una storia totalmente di briganti. È ambientata dall'indomani dell'Unità d'Italia, nel 1864, di Catozzella, di Giuseppe Catozzella, italiana, edito da Mondadori. I personaggi sono due. È un libro, tra l'altro, derivato totalmente da cronache e atti giudiziari. Una storia d'amore, una storia anche politica. Sullo sfondo c'è naturalmente questa cosa un po' folle che è l'insipienza dei Sabaudi nei confronti del Regno di Napoli, di quel Regno di Napoli che Napoleone Bonaparte, in una lettera piuttosto famosa a Carolina, moglie del re di Napoli, Ferdinando IV, definiva semplicemente le plus beaux pays du monde. Poi naturalmente però ha mandato i suoi uomini a invaderlo e quindi era le plus beaux pays du monde, insomma. I Sabaudi però pare che queste cose non le capissero. Terzo libro è il libro, è un libro invece di tipo un po' così, un po' alla Calvino, insomma, con un personaggio un po' che potrebbe sembrare Marcovallo, e si intitola Malinverno, insomma, una figura così molto originale di bibliotecario e anche poi guardiano di un cimitero, che si innamora di una fotografia che vede su una lapide senza nome. È un libro anche divertente, pure in questi suoi aspetti un po' noir, insomma, ma è un libro, come dicevo, molto ben condotto anche questo, insomma. Siamo all'interno naturalmente del realismo magico, del realismo fantastico. Il quarto libro è il libro di Marco Balzano, che è uno scrittore abile. Qui si tratta del racconto Quando tornerò di una donna che si trasferisce dalla Romania in Italia in cerca, così, insomma, di un avvenire, poi così, viene richiamata in patria da un incidente che subisce il figlio e va incontro a tutta una serie di disavventure. Il quinto è il libro di Trevi, insomma, che sarà un po' rimaneggiato, no, sarà anche molto rimaneggiato, che sarà anche un po' una mezza, forse anche così, insomma non vorrei dire furbata, non lo so, insomma, qualcosa del genere. Però bisogna anche dire che qui Trevi si dimostra un letterato di alta classe, insomma, le due figure sono tratteggiate molto bene, insomma, sono due figure contrarie, di uomo e di donna, insomma, uno che viene così da un mondo così periferico e che è Rocco Carbone, e l'altra invece, queste due figure sono legate da un'amicizia, da un mondo, qual era quello di Pia Pera, dell'alta, alto locato culturalmente, insomma, quindi molto diverso. Basta. Giancarlo Marinelli. Sì, allora, il libro, ci sono tre libri che mi sono piaciuti moltissimo. Allora, il primo libro è il libro di Aurelio Picca. Aurelio Picca si conferma fin da Gli esordi, io ricordo Un tutto stelle, mi sembra un libro che aveva pubblicato molti anni fa. È uno scrittore di straordinaria forza, ed non è mai uno scrittore di maniera, anche quando le sue storie sembrano declinare, come dire, fin troppo, andando a, come dire, a rovistare nella spazzatura della vita, ha sempre una capacità davvero di uscirne intatto e originale come pochi scrittori, quindi sicuramente voto Aurelio Picca. Il secondo libro bellissimo, che mi dispiace fortemente che nessuno abbia votato e che probabilmente nessuno voterà, è questo libro di Gabriele Barbati, Ho immensamente voluto. È un libro di un'attualità lacerante, racconta
questa storia fra una giovane volontaria cinese e un attivista cinese rispetto al dramma dell'AIDS, che guardate, leggetelo però, perché sembra davvero un libro scritto oggi, è un atto d'accusa e di denuncia nei confronti di uno dei governi più pericolosi che attualmente si possa conoscere, che è quello per l'appunto cinese, delle sue menzogne, della sua violenza, della sua diabolica capacità di soppressione. È davvero un romanzo che, con tutto il rispetto per Funambolo Edizioni, meritava un palcoscenico letterario più interessante, ma insomma, sono convinto che Gabriele Barbati poi lo otterrà. Il libro è davvero molto bello. Il terzo libro è Intervista alla sposa, di Silvio Danese, edito alla Nave di Teseo. È un libro, come dire, davvero che cerca una via sperimentale. Danese è uno che mette i trattini invece dei puntini, come diceva Cristina Battocletti, è tutto reso attraverso la sbobinatura di un nastro. È una lunghissima intervista, per l'appunto, a chi ha ucciso il marito. Un libro forse che ha il difetto di promettere molto e poi di non mantenere tantissimo a livello di colpo di teatro, di colpo di scena, però è la chiara affermazione di uno scrittore che sicuramente farà parlare di sé, perché ha molte frecce al suo arco. Segnalo anch'io e volentieri il libro Italiana di Giuseppe Catozzella, insomma, questa storia di briganti ha un sapore antico che soprattutto nelle parti di descrizione trova la sua capacità di maggiore incisione. E infine mi piace anche segnalare questo Fiore di roccia di Ilaria Tutti, un altro libro che coniuga e mette insieme la guerra con la donna, mettendo appunto in luce questi bellissimi personaggi femminili. Trova molta forza la Tutti, una scrittrice giovane che, come dire, piace molto al pubblico nel dialogo diretto, deve forse ancora imparare a, come dire, legare meglio i comparti del romanzo, ma come detto per Danese è una scrittrice di sicuro futuro, quindi la voto in maniera convinta. Grazie. Allora, a questo punto tocca a Sergio Perosa. Sei in linea Sergio? Sì, sto. Perfetto. Sperando che non succeda nulla. Non succederà nulla. Ho notato anch'io questa volta, contrariamente a quanto pensavo in passato, che alle volte i libri pubblicati, non dico a proprie spese, ma come editori più piccoli degli altri o medi, superano quelli dei grandi editori, nei quali noto, e scusatemi, alla mia età lo posso dire, un crescente senso di supponenza, e il fatto che sembrano costruiti a freddo per la cucinatura in volume. E quindi mi fermerò su due. Il primo è quello di Cuomo, Massimo Cuomo, Case dove fa male, ambientato a Mestre, che voi sapete per i veneziani è, come dire, l'aldilà, in un casamento, in un condominio, e tutte le cose intrecciate e impervie e inverosimili che vi succedono. Il secondo è un altro libro, ecco quello, a proposito di quanto dicevo, di Antonio Puccio, L'incantesimo del gesto e l'alchimia del respiro, che poi ho scoperto proprio adesso guardando, ha vinto il premio Nabokov, che per fortuna è stato dato a un libro che trovo per me straordinario, che chiaramente deve essere in parte autobiografico, pubblicato dal self-publishing, ecco quanto dicevo prima, sul dramma, sul dilemma, il problema di un direttore d'orchestra che per tutta la vita, alla quale si intreccia poi un'avventura, una storia amorosa, affronta il problema di come dalle note nere scritte su delle righe impalpabili nasca il mistero della musica, cioè come al fatto che, oltre alla perfetta padronanza tecnica che deve avere il musicista, occorre al di là o al di sotto di questa una forma di ispirazione, si diceva una volta, di qualcosa in più
che permette di fare di più della semplice tecnologia. Fra l'altro, questo libro conferma l'idea avanzata da Henry James 250 anni fa, che si può solo fare un romanzo dell'artista se l'artista è fallito o se, come in questo caso, o come nel caso di Thomas Mann, per esempio, affronta qualcosa che va quasi al di là delle sue forze. Il terzo che segnalo è quello di Trevi, che in passato aveva già prodotto dei libri dello stesso tipo, cioè basati su rapporti con personaggi, amici, scrittori, ma non necessariamente scrittori. E in questo caso, forse proprio dovuto alle rimaneggiature di cui si è parlato in precedenza, è riuscito, secondo me, a fare una cosa di estremamente unitaria, di estremamente affascinante, a testimonianza che se uno sui libri ci lavora, qualcosa di buono ne viene fuori. Il quarto, mi pare, è anche per me Fiore di roccia, di Longanesi, sempre per il tema della guerra che mi ha ossessionato durante queste letture del premio Commisso, e in questo caso coniugando, come già stato detto da Mary Landley, il tema della guerra col tema della presenza femminile e del ruolo femminile di vario tipo, non di comfort come dicevano i giapponesi, ma di sostegno ben più profondo. Sono in dubbio su il quinto, mi attrae molto Pianura di Belpoliti, anche questo, come si diceva prima, di un altro, forse un attimo più breve non sarebbe stato male, ma è affascinante perché affronta una sorta di guerriglio, o se volete di cosmologia, in questo caso della Emilia Romagna, di scrittori, e testimonia di come la letteratura italiana sia fatta di grandi cluster, di grandi gruppi regionali, veneti, siciliani. In questo caso è l'Emilia Romagna. Bene, allora Stefano Salis. Allora, vado veloce, ancora prima per l'argomento, per la qualità estrema della scrittura, Anedda con le sue geografie e Marco Belpoliti per il suo Pianura. Non sto a raccontare i motivi perché sono stati già detti da chi mi ha preceduto. Ancora per la qualità della scrittura voto Giulio Mozzi con Le ripetizioni, che segna il suo esordio al romanzo, è un romanzo anche disturbante a certi tratti e comunque secondo me meritevole di una certa attenzione. Un romanzo più classico sul quale mi sento di spendere un voto è quello di Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione, che comunque è un racconto di pura ambientazione, diciamo così, super classica, ma molto contemporanea, lo voto con convinzione. E infine l'ultimo voto lo do ad Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio. Filippo Tuena. Eccomi, anch'io sarò breve, anche perché molto è stato detto. Confermo che almeno per me questo è un anno al femminile, alla scrittura femminile, in testa alle mie preferenze della narrativa, Calandrone, Splendi come vita, e Anedda, Geografie. Mi piace sottolineare che queste sono due poetesse che scrivono in prosa e hanno una sinteticità, una efficacia che francamente né i narratori di tradizione né i narratori di consuetudine incomincio a non trovare. E quindi mi piace questo fatto gente abituata a usare poche parole. Il libro di Belpoliti, Pianura, mi è sembrato altrettanto interessante. Trevi, Due vite, è vero che è un libro che ha uno strano sviluppo, uscito l'anno scorso, poi è stato aggiunto qualcosa, però è un libro scritto molto bene, forse il migliore scritto da lui. Un campo che non è necessario
necessariamente d'avanguardia, come potevano essere Nedda o Belpoliti. Voglio citare il maestro e l'infanta di Riva, un po' per la mia passione per la musica, un po' perché è una forma di narrativa più o meno tradizionale, portata avanti con molto garbo e con molta eleganza. Basta con questi. Presidente, Pierluigi Panza. Sì, io segnalo con convinzione due libri che ho trovato, diciamo, completi dal punto di vista letterario, della costruzione di una storia, dei riferimenti anche cronachistici, ma anche con un'invenzione al loro interno, che sono Italiana di Catozzella e Il più grande criminale di Roma di Picca. Un libro outsider lo voglio segnalare, Casa e dove fa male, di Massimo Cuomo, per la leggerezza con il quale affronta cioè il tema di questi che vivono tutti nello stesso condominio, hanno queste storie che si intrecciano. E si segue con molta leggerezza, è un libro che è piacevole. Direi che anch'io segnalo Ilaria Tutti, Fiore di roccia sulle portatrici della Prima Guerra Mondiale nella zona del Friuli Venezia Giulia, un libro molto convincente. E sull'ultimo direi Balzano, Quando tornerai, che è già stato, mi sembra, segnalato. Quindi mettiamo in ordine. Qui dobbiamo riservare la seconda votazione ai primi sette. A proposito della seconda votazione e dei primi sette, noi con la seconda votazione andremo a individuare la terna finalista. Gli altri libri che sono entrati, che entreranno adesso nella seconda votazione, verranno comunque segnalati, cioè quindi noi avremo una terna più dei libri segnalati, che in questo caso sono i libri che vanno dal quarto al settimo posto. Quindi entrano nella seconda votazione Due vite, Il più grande criminale di Roma, amico mio, Pianura, Fiore di roccia, Geografie, poi Italiana e Splendi e come la vita. Lasciamo ancora ai nostri un minuto ai nostri, come dire, spettatori, ai nostri amici che ci seguono dalla web, la scaletta così dei sette libri. Ecco, mettiamolo ancora in evidenza in modo che prendano conoscenza. Quindi Due vite di Emanuele Trevi, Neri Pozza, Fiore di roccia di Italia Tutti, Longanesi, Geografie di Antonella Nedda Garzanti, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, di Aurelio Picca Bompiani, Italiana di Giuseppe Catozzella Mondadori, Pianura di Marco Belpoliti e Einaudi e Splendi come la vita di Maria Grazia Calandrone, Ponte delle Grazie. Allora, ricominciamo con Batocletti, in questo caso solo tre libri, tre espressioni di voto. Due vite, Pianura, Splendi come vita. Benedetta Centovalli. Pianura, Geografie, Splendi come vita. Wow. Damiani. Catozzella, Trevi, Belpoliti. Marinelli. Giancarlo Marinelli. Allora, Tutti, Fiore di roccia, Italiana di Giuseppe Catozzella e Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, Picca. Perosa. Due vite, Fiore di roccia e Pianura. Stefano Salis. Pianura di Belpoliti.
Geografie di Antonella Anedda, Picca. Filippo Tuena. Splendi come la vita, Geografie e Pianura. Fermiamoci un secondo, vediamo la situazione prima del voto di Pierluigi Panza. Quindi c'è un libro che senz'altro entrerà nella terna e Pianura. In più ci sono tre libri che si stanno giocando i due posti, ma potrebbero anche entrare in gioco anche gli altri perché sono distanziati solo di uno. Quindi gli altri libri che hanno tre voti sono Due vite, Geografie e il terzo è Splendi come la vita. Pierluigi Panza. Io voto Picca, il più grande criminale di Roma, Catozzella italiana e Tuti, Fiore di roccia. Vediamo, mamma mia. Bene. Ecco, come vedete, adesso Pianura è senz'altro... quindi di Belpoliti, e senz'altro nella terna, rimangono sei libri e quindi dovremmo esprimere due voti. I giurati esprimeranno due voti perché tutti sono a pari merito. Quindi tolta Pianura, azzerati, due voti per ciascun giurato. Battocletti. Cristina Battocletti. Due vite, sì, stavo riflettendo, scusami. Due vite, Splendi come vita. Centovalli. Vivo. Geografie e Splendi come vita. E questo è il titolo. Brava. Scusate, ma all'ennesima bisognava dirlo. Brava. Damiani. Anche perché Catozzella Trevi. Cazzottella e Trevi. Catozzella Trevi. E Trevi. Marinelli? Allora, no. Sicuramente, fatemi vedere, Picca e Tuti. Perosa? Due vite, Fiore di roccia. Salis? Anedda, Picca. Tuena? Splendi come vita e Geografia. Pierluigi Panza? Picca. E Tuti. Però siamo. Non riusciamo a venirne fuori. Allora viene esclusa dalla prossima votazione l'italiana e si entrano in gioco altri cinque libri. E in questo caso dovete comunque votarne due. Ok? Lei da bello? Battocletti. Due vite, Splendi come vita. No, è del centro, non so bene. Centovalli? Geografie, Splendi come vita. Damiani? Trevi, Picca. Marinelli? Picca, Tuti. Perosa? Due vite, Fiore di roccia. No, 11 sono un po' troppi. Salis? Allora, Geografie, Anedda e Calandrone. Tuena? Geografie, Splendi come vita. Panza? Picca e Fiore di roccia. Allora, Picca e Fiore di roccia. Bene, allora
mi pare di capire che Splendi come vita entra nella terna e a questo punto gli altri quattro si aggiudicano un secondo e l'ultimo posto nella terna. Quindi Splendi come vita della Calandrone assieme a Pianura di Belpoliti. Vi faccio lavorare quest'oggi. Un solo voto. Battocletti. Due vite. Centovalli. Benedetta. Allora passiamo a Rolando Damiani. Trevi, due vite. Marinelli. Picca. Salis. Io dico Anedda. Anedda. No, Salis, non Perosa. Non Perosa, scusa. Salis. Perosa? Perosa? Un momento, forse sarà necessario che mi colleghi. Centovalli, dimmi un voto solo. Geografie. Dì che stiamo finendo. Sì. Un attimo solo che mi collego. Pronto? Un momento. Tuena, tu? Aspetta, Tuena, dimmi il tuo voto. Niente, è rotto qua, mi ha suonato il telefono. Aspetta, geografia. Dimmi cosa devo fare. Devi votare per uno dei libri rimasti, cioè Due vite, Fiore di roccia, Geografie o Il più grande criminale di Roma. Uno solo devo fare. Sì. Fiore di roccia. Va bene. Allora, adesso Tuena, tu hai votato per Geografie, giusto? Sì. Tuena, mi confermi? Filippo? Sì, ho votato per Geografia. Okay. Pierluigi Panza. Picca. Picca. Quindi il terzo libro che entra nella terna è Geografie della Anedda. Bene. A questo punto io ho le due terne, noi abbiamo le due terne, chiedo per favore a Benedetta Centovalli, che probabilmente in queste pause avrà già scritto il testo della motivazione del premio del premio commisso Rotary Club Treviso Under 35, se può leggerlo. E ecco. Manda. Pronta. Pronta. Allora, Maddalena Fingerle vince. Pronta. Vince il premio. Vai. Allora, ricomincio. Maddalena Fingerle vince il premio commisso Rotary Club Treviso Under 35 2021 con Lingua Madre, pubblicato da Italo Svevo. Lingua Madre è un romanzo costruito sul linguaggio. La lingua del protagonista, Paolo Prescher, è il centro e il motore di tutta la narrazione, dall'infanzia del ragazzo fino alla giovinezza, e costituisce sostanza e ragione di tutto quello che accade. Paolo vive a Bolzano, ha un padre che non parla, una madre e una sorella che parlano troppo, e il suo nome nomen è l'anagramma di parole sporche. Paolo è ossessionato dalle parole, così parola e non mamma è la sua prima parola. Per lui le parole sono le cose, e quando le parole non corrispondono alle cose, sono sporche, tradiscono, confondono anche i pensieri e i sentimenti, le persone e la loro vita. Così Paolo, per trovare la salvezza, prima rinuncia alle parole della lingua madre, poi le recupera, le salva e alla fine ne perde il controllo. E a nulla serve tentare di lavarle, strofinarsi fino a togliersi la pelle di dosso. Le parole restano sporche, insieme alla mente e al cuore. Maddalena Fingerle costruisce un romanzo coraggioso, capace di muoversi tra etica e appartenenza culturale, mettendo in campo il complesso e controverso rapporto con la lingua di ognuno di noi, attraverso la lente convessa di un luogo particolare, l'Alto Adige, dove il plurilinguismo sembra di casa.
Heimat diventa allora una patria tutta da inventare e che necessita di fluidità, pena il rischio dell'autodistruzione, come il concetto sempre più stretto e limitato di identità. Penso che tu l'abbia fatto volentieri. A questo punto si conclude la cerimonia di selezione e delle due terne per la narrativa e per la biografia e la premiazione del premio Giovanni Comisso Rotary Club Treviso per un autore under 35. Io ringrazio tutti, la giuria tecnica, i nostri ascoltatori che ci hanno seguito su Facebook, e diamo a tutti appuntamento al 2 ottobre al Teatro Comunale di Treviso. Per chi può, basterà prenotarsi a questo punto e partecipare di persona alla cerimonia finale. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.